non per la politica, ha un costo per noi cittadini. Questo, a questo noi non pensiamo mai. Per fortuna ogni tanto arriva qualcosa o qualcuno fuori che ce lo fa capire. Il caso greco è interessantissimo. La Grecia è praticamente fallita semplicemente perché ha dei tassi di corruzione e di evasione fiscale intollerabili e perché è stata governata da governi corrotti e incapaci per decenni. Governi di destra, governi di sinistra, governi tecnici imposti dalla Troica e governi politici, tutti fallimentari. Tant'è che a un certo punto, 6 mesi fa, il popolo greco ha detto proviamo qualcuno che non ha mai governato. E hanno dato e hanno premiato con un terzo dei voti, poi la legge elettorale ha agevolato, un partito che non aveva mai governato. Esattamente come è avvenuto 2 anni fa, quando molti italiani, un quarto degli italiani, hanno detto proviamo qualcuno che non ha mai governato, e hanno mandato in Parlamento anche molti sprovveduti, anche molte persone che non sapevano nemmeno dove stava il Parlamento, come ci si aggirava lì dentro, ci voleva il tom tom all'inizio. Questo è avvenuto perché? Perché li avevamo provati tutti e perché stavamo pagando tutto insieme il costo non solo dell'evasione fiscale e della corruzione che ci accomunano alla Grecia, ma anche delle mafie che la Grecia non ha. E questo costo è un costo di centinaia di miliardi all'anno. L'altro giorno uno studio di un istituto economico ha calcolato che se l'Italia si fosse liberata, non del tutto è impossibile, ma fosse riuscita a ricondurre questi 3 fenomeni che sono il nero dell'economia, i patrimoni mafiosi non tassati, l'evasione fiscale non tassata e la corruzione non tassata, oggi avrebbe quasi piena occupazione, avrebbe un prodotto interno lordo che ne farebbe la locomotiva d'Europa, altro che la Germania, e avrebbe un rapporto debito-PIL del 50% anziché del 133%. Soltanto che fosse riuscita a ricondurre evasione, corruzione e mafie da patologici quali sono a fisiologici, cioè a residuali, a eccezionali, non più regola ma eccezione. Quindi noi stiamo continuando a pagare e a svenarci saltellando allegramente sul pontile del Titanic, semplicemente per queste ragioni, perché abbiamo una classe politica che non ha alcuna intenzione di cambiare le cose, ma si limita semplicemente ogni tanto a cambiare le facce, senza mai cambiare la politica. Per questo vi dicevo all'inizio che per la prima volta in vita mia mi è capitato di invidiare i greci. Perché i greci non hanno detto non vogliamo pagare i debiti, lo sanno che qualcosa di quel debito lo dovranno pagare, non tutto, non subito, persino il Fondo Monetario adesso glielo vuole ristrutturare, perché il Fondo Monetario, non sono mica scemi, lo sanno benissimo che il creditore se affama e uccide il debitore non vedrà più nemmeno un euro del suo debito, gli conviene tenerlo in vita, dilazionarglielo, magari fargli lo sconto, nella speranza presto o tardi di vedere almeno qualcosa di quel debito. Continuare a chiedere i soldi a uno che non li ha fa ridere, è ridicolo. L'austerità non è che è sbagliata in sé, anche Berlinguer era per l'austerità, diceva che un popolo deve vivere con quello che ha, non può vivere al di sopra dei suoi mezzi. Era anche un po' ingenuo Berlinguer, era addirittura contro la televisione a colori, cioè aveva un'idea del progresso un po' arretrata. L'austerità non è male, è che l'austerità applicata alla nostra crisi affama il debitore e lo uccide, e quindi non conviene né al debitore nemmeno al creditore. Ecco perché faranno l'accordo con la Grecia, perché sanno benissimo che è meglio recuperare qualcosa che non recuperare niente, soprattutto non sanno che cosa succederà se la Grecia uscirà dall'euro. Non gliene frega niente di che cosa succederà alla Grecia, gliene frega molto di quello che succederà all'Europa, perché temono che la Grecia inneschi un effetto domino e che, come nel domino, un tassello si porti via l'altro. Dopo la Grecia ci siamo noi, eh? Se non c'è più la Grecia siamo gli ultimi e siamo i primi obiettivi della speculazione. E dopo di noi c'è la Spagna, poi c'è il Portogallo e poi c'è la Francia. Sì signori, la Francia, che sta malmessa anche lei. Ecco, loro a un certo punto hanno detto diteci quello che è giusto, noi lo pagheremo, dateci un po' di tempo, dateci un po' di ossigeno, diteci quant'è il conto, noi lo pagheremo, ma chi di noi
deve pagare quel conto lo decidiamo noi, perché è una scelta politica che spetta ai cittadini e ai loro rappresentanti. Ecco, questo noi dovremmo fare, noi dovremmo cominciare a dire all'Europa, noi non vogliamo mica ricominciare con gli anni della spesa pubblica folle, con gli anni delle grandi opere, peraltro tuttora perduranti, con gli anni degli sperperi, con gli anni degli sprechi, eccetera, con gli anni del clientelismo, delle pensioni baby, dei privilegi e di tutto quanto, assolutamente no, dei super stipendi, no, noi vogliamo che ci diciate quant'è, però chi deve pagare il costo della crisi, questo lo decidiamo noi. Non lo decide Napolitano nominando Monti e un gruppo di tecnocrati che hanno fatto più danni che altro, lo decidiamo noi, e se leggiamo un governo di destra farà le politiche di destra, se leggiamo un governo di sinistra farà politiche di sinistra, se leggiamo un governo a 5 Stelle farà una politica a 5 Stelle, ma lo decidiamo noi. E dopodiché, quando avremo deciso noi, io penso che anche soltanto per il gusto di cambiare rispetto al passato, anche per vedere l'effetto che fa una volta tanto, magari opteremo per far pagare i costi della crisi non alle persone oneste che hanno già pagato tutto il pagabile, ma ai ladri. E forse cercheremo di invertire una tendenza che è la costante degli ultimi 40 anni della nostra storia, e non solo della nostra storia, che è quella di un paese dove i poveri mantengono i ricchi e dove gli onesti mantengono i ladri. Tanto più che abbiamo la fortuna di avere appunto quell'enorme serbatoio di economia nera dal quale pescare per tirare fuori quei soldi che servono a mettere a posto i nostri conti. I nostri conti non sono fuori posto per una maledizione del cielo o per le avverse condizioni atmosferiche, sono fuori posto perché noi ci permettiamo il lusso da decenni di lasciare intatti 150 miliardi all'anno di evasione fiscale, 60 miliardi all'anno di corruzione e 100 miliardi o 120 miliardi di patrimoni mafiosi che non vengono toccati. Io penso che se avessimo il coraggio di dire sì all'austerità, però il conto lo decidiamo noi chi lo paga, visto che l'abbiamo pagato sempre noi, persone normali e per bene, un giorno o l'altro magari manderemo al Parlamento qualcuno che quel conto lo farà pagare ai delinquenti, ai ladri, ai mafiosi e agli evasori fiscali. Ecco, l'importante è che si sappia che la trattativa Stato-mafia è frutto di una mancanza di democrazia, anzi è il risultato di una paura che le nostre classi dirigenti hanno avuto di un'improvvisa impennata democratica nel 1992, e che quindi per uscire da questa impasse che garantisce la continuità della trattativa e quindi del ceto politico e quindi del ceto criminale che sono collegati, richiede un'inversione di tendenza e richiede più democrazia, non meno democrazia. Le tecnocrazie europee hanno pensato di farci uscire dalla crisi imponendo dall'alto a noi, come ai greci e come a altri, i governi che loro non si volevano nominare, non si volevano eleggere e non avrebbero mai eletto. Il no al referendum in Grecia è stato vinto con quelle dimensioni quando i greci si sono resi conto che l'Europa non voleva fare un discorso economico, voleva utilizzare la leva del loro debito per cancellare il governo che loro si erano appena eletti e imporgli l'ennesimo governo di larghe intese presieduto dall'ennesimo banchiere circondato da tecnici che avrebbero fatto pagare il costo ai soliti noti. Ecco, loro hanno fatto una reazione, hanno avuto una reazione che è una reazione di partecipazione orizzontale, hanno detto dalla crisi si esce insieme, si esce con la democrazia, non contro la democrazia. Il giorno in cui ce ne renderemo conto anche noi, probabilmente forse riusciremo a ottenere qualcosa. Io non sono affatto sicuro che Tsipras sia un genio della politica o dell'economia, può essere che stia adottando la ricetta sbagliata, però cavolo, è stato eletto. E il giorno in cui ha dovuto fare una scelta vincolante è tornato dai suoi elettori per fargli dire la loro. Pensate mai se da noi, da quanto tempo è che noi non eleggiamo un governo? Eleggiamo nel senso di eleggiamo un Parlamento che poi esprime il governo che noi abbiamo chiesto? E quando mai a qualcuno è mai venuto in mente di chiederci in qualche forma se eravamo d'accordo sulle cose fondamentali
che si stavano facendo e che si stanno facendo, dalla riforma della scuola alla riforma della legge elettorale alla riforma della Costituzione. Ecco, io penso e alle scelte sulle politiche fiscali, cioè chi debba pagare il conto. Quando ci renderemo conto che è un nostro diritto scegliere queste politiche e quando imporremo la nostra scelta, probabilmente in Europa si spaventeranno. Se si sono spaventati per il popolo greco, che è veramente una pulce in groppa a un elefante, noi siamo un po' più grossi e siamo in grado di fargli un po' più paura. L'importante è saperlo, che dalla crisi si esce soltanto in orizzontale, non da morti, in orizzontale nel senso della partecipazione. E la democrazia verticale non è una democrazia. Punto. Grazie a tutti.